facciamo dei cupcakes davvero golosi. Faremo le tortine al cioccolato fondente e lamponi e poi faremo il frosting, ossia la glassa, con cioccolato bianco e formaggio cremoso. Quindi vediamo che cosa dobbiamo fare. Allora, in una ciotola vi preparate 180 g di farina, 5 cucchiai di cacao amaro, mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaio di lievito per dolci, mescolate il tutto e tenete da parte. In un'altra ciotola preparate 300 g di zucchero semolato con 110 g di burro bello morbido. E adesso con un frullino elettrico andiamo a sbattere il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Adesso aggiungiamo due uova, l'importante è aggiungerne uno alla volta e non aggiungere il secondo finché il primo non è ben amalgamato al composto. Ecco, vedete, quando avrete ottenuto di nuovo una crema così, potete aggiungere il secondo uovo. Una volta aggiunte le uova, aggiungiamo metà delle farine che avevamo preparato prima. E adesso con una spatola o con un cucchiaio di legno incorporiamo questa prima parte delle farine. Ecco, vedete adesso la consistenza del nostro composto è questa, così, quindi ancora molto dura. Adesso aggiungiamo 120 ml di acqua e 120 ml di latte, mescoliamo il tutto, poi aggiungiamo la parte restante delle farine e continuiamo a mescolare fino ad avere un composto liscio e omogeneo. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Allora, in una terrina mettete 220 g di formaggio cremoso, 50 g di burro morbido e iniziate a sbattere con delle fruste elettriche. Circa 2 cucchiai di succo di limone.
look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible.